Ma ciao e bentornati in un nuovo video. Oggi, miei cari e care, parleremo di Lidl, ma tutto questo dopo la sigla. Ebbene sì, cari e care, eccomi qui, sono tornata dopo un po' di tempo. Ma sappiate che sono tornata con tante pucciosorie da mostrarvi in questo video. Prima di iniziare, volevo salutare Annalisa. Ciao Annalisa, e ringraziarla per tutte le carinerie e gentilezze che ha questa ragazza per me. Dovete sapere che, tra virgolette, è la mia assistente dello shopping perché mi manda delle email con tutte le offerte Lidl o di acqua e sapone indicandomi i prodotti top. Grazie, grazie, grazie. Iniziamo subito con i prodotti in volantino di oggi, 6 luglio 2020, e inizio subito da quello che ha attirato la mia attenzione fin da subito, o meglio, il costume. Sono riuscita a prendere il costume che volevo. Ci sono tre fantasie, a me piaceva tantissimo questa qui e per fortuna sono riuscita a prenderlo. Non si possono cambiare costumi, quindi fate attenzione alle taglie, per cui apriteli, guardateli e poi in maniera gentile li riponete e li posate se non li dovete prendere. Non li sparpagliate perché non è giusto per chi arriva dopo trovare pezzi di costume da una parte all'altra. Della parte superiore, che sarebbe questa qui, guardate che bello, mi piace tantissimo, semplice, ma secondo me è eccezionale. Ho preso la taglia 40, mentre lo slip del costume ho preso la taglia 38 perché è enorme. Guardate qui, ma più piccola della 38 non c'era, quindi va bene così. Troppo carino, guardate che bello! Non so quando lo userò qui a Torino, però è giusto che anch'io abbia almeno un costume. Magari mi capita di andare al lago o in un parco dove si può prendere il sole o in piscina, almeno il mio costume ce l'ho. Andando avanti, ecco voi le calze familiari. Che cosa voglio dire questo? Allora, calze per baby cute, guardate che sono carine, sempre basse. Per me basiche nere e per Siri, quindi queste erano la settimana delle calze. 3,99 euro 5 paia, sia maschili che femminili, e se non ricordo male anche questi li ho pagati 3,99 euro, però non sono 5 ma solo 3, quindi qui ho pagato il fatto che erano dei Minions. Shorts sportivi basici ma comodissimi per Siri nella versione blu, stare a casa per scendere nel circondario Buddy la sera, quindi semplici, basici, se non ricordo male 4,99 euro. Apollo Slim Fit 100% cotone, è la taglia M che corrisponde 48-50 perché si è dimagrito tantissimo, quindi siamo passati dalla L alla M. Le fantasie sono le stesse dello scorso anno, nella collezione di Zili mancava questa qui. Trovato in offerta questo kit di due magliettine per baby cute a 3,49 euro, anche queste 100% cotone, e le ho volute prendere
per casa, per il parco, perché quando torniamo a casa, che siamo state al parco, oltre ai vestiti in lavatrice, sarebbe opportuno inserire mia figlia. Ditemi un po', i vostri bambini al parco, come si riducono? Punto di domanda. Jody con i suoi amici ne fa di ogni, e quando dico di ogni io rimango tipo però che vogliamo fare? Li facciamo divertire, poi a casa una bella doccia, vestiti in lavatrice, bimbi felici e contenti che vanno a nanna presto. Spazzola, perché mi serviva proprio una spazzola per andare a lavorare le punte. Perché le spazzole che ho a casa sono per i capelli lunghi e non riesco a girare bene o a lavorare bene il capello. Per cui ho voluto prendere questa qui a 1,99 € spazzola per capelli con corpo in metallo per la distribuzione del calore. Mai provato queste spazzole mio mare, vi farò sapere. Andando avanti, no, questo qui non l'ho preso alla Lidl, ma mi chiedeva di essere preso in braccio, forse perché ha capito che è il momento in cui devo parlare di una cosa che ho comprato indirettamente per lui, perché non è per lui. Ciao amore, ciao, saluta. Ciao ragazzi, ciao! Ho trovato questo prodotto qui, disinfettante per pavimenti per chi ha gli animali in casa. Se ho voluto prenderlo vi farò sapere, perché ogni tanto qualche monelleria la combini, vero? E quindi l'ho preso così quando combini qualche monelleria noi abbiamo già il prodotto giusto, ok? Ho voluto prendere questo prodotto di Nivea che avevo già visto a maggio, ma l'avevo visto al DM e costava 3,99 € per cui era appena uscito 3,99 € per 300 ml. Ho detto ma anche no, oggi da Lidl era in offerta 1,99 € e quindi ho deciso di prenderlo, vi farò sapere. Della Sien ho voluto prendere questa crema per le gambe che ho già provato, che devo dire che dà un leggero, leggerissimo effetto rinfrescante, ma secondo me per i miei gusti personali non va utilizzato durante il giorno perché mi fa sentire molto più caldo, almeno questa è la sensazione che ho provato io. La metterò in frigo e la proverò stasera per vedere l'effetto. Ho preso sempre di Sian schiuma per i piedi e talloni secchi e screpolati con urea e burro di karité. Io ricordo di aver preso qualcosa del genere lo scorso anno e mi ero trovata bene, però ho tutto in Sicilia, quindi ho voluto prendere questa qui. Ho trovato questi qui che mi ricordano la mia infanzia, quando ero piccolina, ne mangiavo a bizzeffe. Sono dei confetti che io adoro da morire. Li ho voluti prendere. La novità pucciosa che non avevo ancora visto è questo gel disinfettante per le mani della Garnier. Potevano cambiare la confezione perché in effetti, se voi guardate, sembra una confezione di viaggio distruccante. Mi è piaciuto e l'ho preso, anche perché era in offerta, 2 € e qualcosa. L'assistente Buddy è voluto andare via, lo capisco benissimo perché fa un caldo, ragazze, pazzesco. Al Makeup Sien perché ho voluto prendere tre referenze che mi ispiravano. Inizio subito da Sien Lipstick, non avevo mai provato un rossetto Sien e ho voluto prenderne uno. Guardate che bello, e io ho preso 40 Frappuccino, è un bellissimo nude. Vado ad applicarlo sulle labbra così vedo il colore.
Frappuccino numero 40, bellissimo. Allora, è un rossetto molto molto cremoso, idratante, e poi il resto ve lo farò sapere non appena lo avrò provato un po' di più. Adesso ve lo swatcho pure sul braccio, così. Bellissimo. Veramente molto molto bello. Lip gloss, ve lo faccio vedere sul braccio. Questo è un po' più sul beige. Andiamolo a provare sopra, vediamo l'effetto dei due prodotti insieme. Ottimo l'applicatore perché permette di essere precisi nell'applicazione e nella definizione. Devo dire che la combo non è niente male, rispecchia benissimo i miei gusti personali. Il numero 30 Nude Lips. Ed è questo qui. Ho voluto prendere questa lip pencil nel colore 03 Love Letter. Io credo sia un colore favoloso. Adesso andiamo a vederlo. Ah, è bellissimo! Questo qui ve lo faccio vedere direttamente sul braccio, non sulle labbra, perché voglio tenermi questa combo per vedere come performa durante il giorno, così magari mi posso fare una recensione. Fatemi sapere in un commento se volete vedere gli swatches sulle labbra dei singoli prodotti. Questo sì, fatemelo sapere, magari faccio un video a parte. Bene, cari e care, questi erano i miei acquisti di oggi al Lidl. Fatemi sapere in un commento i vostri acquisti. Sono super super curiosa di sapere cosa hanno acquistato o acquisteranno i miei cari e care. Io vi mando un bacio grande e ci vediamo presto. Ciao!